Bonsoir mon petit. Allora, ben trovate care amiche. La partenza è sempre un dramma, ma non voglio pigiare stop e per questo avanti andrò. La follia. L'aumento delle temperature porta anche a questo. Allora, fanciulle, ragazze, donne, è arrivato l'arrotino. No, vabbè, dai, serietà. Allora, sono andata da IKEA e questo lo avrete vinto sicuramente dal titolo. Allora, però volevo fare una premessa. Allora, sì, della serie La maestra del rimando, perché io in questo sono praticamente un'eccellenza, e rimandavo questo giro da IKEA, non che mi servisse chissà che cosa, però in realtà c'era una cosa che ci serviva, perché erano ormai, non ricordo quante settimane, non dico mesi, però sicuramente più di un mese, ma anche due, che ci si era rotto il portarotolo della carta igienica del bagno, diciamo, padronale. E quindi questo rotolo di carta igienica vagabondava in ogni loco, ora sul lavandino, ora in terra, ora buttato nel bidet. Quindi mio marito ogni volta diceva: dobbiamo andare da IKEA a prendere il portarotolo, però insomma durante la settimana lui non riesce perché lavora, e nel weekend a me sinceramente non va di andare da IKEA perché c'è la bolgia. Di per cui alla fine ho detto: vabbè, ci vado io, e volevo prendere sia quello che volevo dare il cambio anche agli scopettini, quelli del bagno. Io solitamente prendo quelli super low cost, sempre di IKEA, e ogni tanto li cambio, insomma. Fatto sta che il portarotolo l'ho preso. Come sono arrivata a casa, vi dico solo che mio marito l'ha montato subito, talmente che, cioè, lui non è uno che è parecchio attento alla sistemazione della casa, per carità, né tantomeno all'ordine, però evidentemente è un po' esasperato da questo rotolo vacante. E quindi vabbè, quello non ve lo faccio vedere, ma considerate che il modello più semplice. Ora non so, prima ce n'erano diversi tipi, tra l'altro quello che avevamo neanche l'ho ritrovato, è andato fuori produzione, ne ho trovato un altro tipo, pagato credo 5 euro, ma io solo quello ho visto. Mentre cercavo questo portarotolo, mi sono venuti in mente gli scopettini. Cioè, il tempo che ho trovato il portarotolo, l'ho buttato nella busta e gli scopettini me li sono scordati. Sempre nel reparto bagno, praticamente, ho trovato questo asciugamano in offerta. Ora, io mi sarei voluta mettere in una postazione, mi sarei voluta mettere qui sopra il letto, però c'era Lila che adesso si è spostata qui, perché poverina, ha caldo anche lei. Va bene, quindi, perché qua non mi piace tanto la luce, però vabbè, dai, facciamocelo andare bene. Casomai poi vi metto una foto che mostra i colori un pochino più reali, ma considerate che sono sempre video così che hanno l'intento di far compagnia, non di dare chissà che dritte riguardo, che anche perché, come poi vedrete, non è che ho preso chissà che cosa, vabbè, ma anche perché sinceramente a me un tempo piaceva tanto andare da IKEA, ma non che adesso non mi piaccia, però non ne sento più di tanto la necessità. E non so come spiegarvi, un tempo, cioè fino a un po' di tempo fa, pensavo, ogni volta che magari mi trovavo, quelle poche volte magari andavo, che ne so, ho fatto qualche giretto da Lidl o in un supermercato,
Vabbè, a parte a me fare la spesa non piace, io la faccio praticamente sempre online su EasyCoop, mi trovo bene con i prodotti della Coop, mi trovo bene con quel tipo di servizio, per cui vado avanti con quello, salvo alcune volte che faccio la mia capatina al supermercato e poi, come ho fatto vedere più volte, io la frutta e la verdura la prendo in una fattoria qui vicino casa. Che volevo dire? Insomma, fino a un po' di tempo fa io pensavo fosse diciamo il mio scarso entusiasmo verso questo tipo di uscite in questo tipo di luoghi, pensavo fosse un po' la paura, la fobia di prendermi quel che gira, insomma. Ma in realtà poi io non sono una persona ansiosa e, a parte i primi tempi in cui sì, un po' mi sono panicata, però poi dopo ha prevalso il raziocinio, il buon senso, e quindi non è che, insomma, una volta che mettevo fuori il naso fuori di casa per recarmi in questi luoghi, patissi chissà che ansia, però alla fine, quando tornavo a casa, come dirvi, non mi sentivo sazia. Ecco, io quando vado in questi posti, sì, c'ho un po' il piacere di essere un po' uscita, di aver visto delle cose, di essere tornata con delle buste, con delle cosine nuove a casa, però non mi sento sazia. Ecco. Questo era, diciamo, il senso della mia premessa. Vabbè, però queste cose, insomma, un po' qualcosa mi serviva, qualcosa è, diciamo, un acquisto più futile, che vabbè, ogni tanto ci sta anche questo. Allora, quindi, trovandomi sempre nel reparto bagno, che poi in quel punto vendita stanno facendo dei cambiamenti, quindi alcune zone sono un po' un work in progress, ho visto questo asciugamano in offerta cioè era un bel po' scontato, comunque l'ho pagato tipo meno di 4 euro, 3,50 euro, 3,95 euro, una cosa del genere. Io ne posseggo già altri di asciugamani di IKEA e solitamente prendo quelli piccolini perché io mi trovo molto meglio con quelli, perché vabbè, per la doccia uso il classico accappatoio, e poi per il viso uso quegli asciugamani piccolini che cambio praticamente ogni santo giorno. Questi lunghi, non, questi più grandi, che sono 150%, mi pare, come misura 50 centimetri, sì, dovrebbero essere un 50 centimetri, non li uso molto, ma essendo in offerta, ho detto perché non prenderlo. Ne ho preso soltanto uno, a me non interessa fare più di tanto le coppie, insomma, tanto comunque li cambio talmente spesso che non sto a metterli tutto coordinato, tutto abbinato, non mi importa. L'importante è che siano pulite e profumate. Questo è un blu con questa fantasia. La cosa che mi piace degli asciugamani di IKEA è che sono molto spessi e belli morbidi, insomma, e quindi sono piacevoli da usare. Poi asciugati in asciugatrice ancora di più, perché come li rende morbidi l'asciugatrice, non ce n'è, non ce n'è. Poi reparto sempre, oggi ho fatto praticamente, sì, la stragrande maggioranza degli acquisti riguardano il reparto tessile, quindi asciugamano. Poi volevo, in realtà no, aspetta, non che volevo dar cambio ai rivestimenti, ai tessili del divano, è che ho visto che c'erano dei copri cuscini a prezzi vantaggiosi, e quindi mi sono detta, perché non approfittarne per fare un po' un change? Allora, e domani mi sa che lo faccio. Domani mi sa che lavo il copridivano, lavo tutti i cuscini e gli do un cambio. Vabbè, insomma, quali ho preso? Quelli che costano meno. Tra quelli che costano meno ho preso questi grigi melange. Sono la classica misura. Ah, vi faccio vedere anche il nome, casomai. Vedete? Credo metta a fuoco. Sono in cotone, si possono lavare in lavatrice a 50, no, 50, 40 gradi. E teoricamente andrebbero stirati delicatamente, cosa che io non farò. E mi sa che si possono mettere in asciugatrice. Devo ricontrollare il simbolo, se questo è quello dell'asciugatrice, non mi ricordo, adesso non mi viene. Comunque, questo è il nome. E questi qua, se non erro, 5 euro. Perché comunque ci sono anche più altini, arrivano anche a 15 euro. Ecco, io di solito li prendo anche quelli che ho adesso sul divano. Io ho 4 cuscini. Quelli da sempre da 50,
e li avevo sempre presi in offerta da IKEA e vanno bene. Poi non è che li sto, cioè li lavo, ma poi rimetto gli stessi, li faccio asciugare e rimetto gli stessi. Sinceramente non sto lì tanto. Ecco, per queste cose non sono granché, non c'ho la forbicina, ve li volevo far vedere. Ah, ecco, c'è lo scotch. Non sono tanto, tanto ricercata. Mi piace prendermi cura della casa senza starmi a impazzire. Mi piace vivere la casa e non vivere per la casa. Quindi sì, mi piace casa sistemata, tutto quanto, però devo mettere in conto che vivo con altre persone alquanto disordinate, come ho già fatto presente più volte. Magari se i miei coinquilini vedessero questo video, ma tanto non gliene frega niente, perché sapete le volte che io mi arrabbio e niente. Allora, qua c'è il cartoncino, ma lo metto così, quindi eccoli qua. Così, e ne ho presi due così, dai, sono carini. Poi comunque il grigio è praticamente un neutro, ora lo metterò dietro professionalmente. Vabbè, ho preso un altro, facciamolo vedere. No, questi video non li so fa, non li so fa. Vi dico la verità, mi metto lì la busta, quando torno ho detto, ah sì, faccio il video, poi lascio lì la busta per giorni e giorni. Adesso, siccome sto aspettando mio marito che mi porterà a fare una bella passeggiata, e ho detto, ma sai che c'è? Mi ha sistemato la memoria del cellulare, perché mi dà problemi. Io voglio usare un cellulare come fosse un PC, ma PC non è. E niente, così andiamo a fare una passeggiatina. E ho detto, vabbè, mo mi registro un video, così vado avanti con la programmazione. Poi ho preso questa fantasia qui. Questi addirittura costano 4 euro. E se non erro, sono in cotone riciclato. Anche questi, lavatrice a 40 gradi. Ah, sì, quelli ci vanno in asciugatrice, perché qua c'è un simboletto diverso. Vedete? Questi non vanno in asciugatrice e noi non ce li mettiamo, onde evitare di far danni. Insomma, il grigio con questo giallo, diciamo un po'. Questo becco d'oca, insomma, questo arancio mi piace l'abbinata. Così do un po' il cambio. Insomma, io sono una che poi alla fine lavo e rimetto, e così faccio anche con i tessili del letto. Ed ora ci arriviamo ai tessili del letto. Vi faccio vedere questo aperto e ne ho presi due anche di questi. Casomai, quando li posiziono, faccio le foto, così poi ve le faccio vedere per bene le foto, una clippina. E due, quindi questi 5 euro quelli grigi a righe, 4 euro questi gialli. Poi mi sono ripresa lo specchio per, oddio, vabbè, vedete tutto il casino. Allora, qua ce l'avete, guardate come l'ho posizionata, qui un po' di disordine e qui guardate che buono, c'è il mio gelato alla fragola. Fatto io, fragole e latte frullato in freezer, ecco la ricetta. Vabbè, insomma, il casino l'avete visto. Vabbè, questo si chiama frac ed è lo stesso. No, non è lo stesso. Signor, no, ma non è lo stesso. Questo è quello che va così. Ho sbagliato. No, io mi volevo riprendere quello che ho adesso. Dove l'ho messo? Dove ho messo lo specchio? Vabbè, mo non mi... Vabbè, insomma, ho sbagliato. E niente, mi tocca riportarlo questo. Perché mica posso mettere questo, no? Non mi va di bucare qui il muro. Ma uffi, ho sbagliato. Che scimunita. Vabbè, così vado a riprendere gli scopettini. Ah, poi ho preso altri due cuscini, altre due federine per i cuscini, perché pensavo di metterle i cuscini che ho fuori in terrazzo sulla panchetta, perché li lavo, ma metto tutto il cuscino in lavatrice, il che vuol dire che occupa un sacco di spazio, quindi praticamente faccio una lavatrice solo per quella, e per asciugare, insomma, ci vuole anche di più. Invece così uso la foderina e via. E ho preso due fantasie, queste costavano ancora di meno, venivano 3 euro al pezzo. Ero un po' indecisa perché sono un pochino trasparentini, sono sempre in cotone, questi pure non vanno in asciugatrice, questo è il nome, così, 40 gradi, e
cotone 52%, il resto è poliestere, però vabbè, per fuori va bene. Sono un po' trasparentini, ma io fuori ho praticamente dei cuscini che sono un color top, quindi tinta unita, quindi vanno anche bene. Questo è con questo pois un po' irregolare. E poi ho preso, si chiamano sempre, no, hanno due nomi diversi. Questo si chiama così, che rimbambito, ho pure sbagliato lo specchio, che pizza, a me già non mi va ad andarci, ma ci devo pure tornare. Si chiama Cugi, sempre 3 euro, stessa famiglia ma fratelli diversi praticamente. E pure questo è carino, così li metto sulla panchetta. Questo è così, eccolo qua, questa fantasia con questi tipo fiori del deserto, come c'è adesso il deserto del Sahara, io ci sto in mezzo. E poi ho trovato in offerta un copripiumino e l'ho preso, però non ho avuto pazienza, praticamente stavano ancora con la trapuntina leggera. Allora già io ci ho messo, non vi dico quanto, per togliere la trapunta, quella che abbiamo usato per tutto l'inverno. Mio marito ogni tanto mi diceva: ma non è il caso di toglierla sta trapunta, però sono freddolosa. E siccome il tempo è un po' ballerino, aspettavo che si stabilizzassero un po' le temperature. Quindi poi ho messo un altro trapuntino, che forse si è intravisto nel video precedente perché è un quadrato lila, al che poi comunque faceva caldo, e lì sono stata combattuta perché tutto l'inverno io ho usato praticamente questa trapunta, che è sempre di Ikea, invernale, con il suo, con un copripiumino sempre di Ikea, che io lavo, rimetto, lavo, rimetto, lavo, rimetto, quindi per mesi e mesi e mesi il letto è sempre, ha sempre la stessa faccia. Però a me dà soddisfazione così, perché poi me lo sfrutto. Si è un po' rovinato ovviamente, però devo dire che è un cotone molto buono. Quello l'avevamo pagato, l'ha scelto mio marito, l'avevamo pagato 50 euro, 49,90, così 50 euro, però lo abbiamo veramente sfruttato. E mica lo butto, mica con questo discorso sto dicendo che lo fiondo, no, no. Era giusto così per dare un cambio. Ma perché? Perché quando sono passata nel reparto di tutti i tessili per il letto, ovviamente in bella vista c'erano le offerte, e io ho preso quello che costava meno di tutti, ovvero con la tessera IKEA Family, poi c'era un ulteriore sconto, il prezzo finale era 14,95, ed è quello che vedete qui, che non vedete perché non è che si vede bene. Vi metterò le foto, così c'è anche il nome, ho scattato le fotine perché comunque volevo togliere il trapuntino perché faceva caldo, e quindi l'ho lavato e l'ho messo in opera. E niente, quindi vi metto le foto. E in ultimo, diciamo nell'ultimo reparto prima di arrivare alla zona mercato e casse finali, quindi dove hanno tutte le piante, ho preso due portavasi, anche quelli li ho già messi fuori, e quindi ve li mostrerò fuori, anche perché si vedono molto meglio, no? Uno 7 euro, uno 7,50, tutti e due 7 euro, non mi ricordo, insomma comunque una cifretta del genere. Quindi questo è tutto ciò che ho preso. Quindi ora vi mostro il resto delle cose, ma intanto vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici di trucco!